Buon anno! Allora, cosa hai fatto l'ultimo dell'anno? In massima tranquillità, che a me piace tranquilli, in famiglia, come dovevamo fare, e abbiamo mangiato giusto qualcosina e abbiamo festeggiato l'arrivo qualcosina del nuovo anno. Qualcosina cosa vuol dire? Mangiato qualcosina cosa? Diciamo che ho fatto un remake di un po' di ricette che abbiamo fatto nell'anno. Esatto, senti, oggi ci fai il pan focaccia. Oggi facciamo il pan focaccia, un grande classico che si può fare in tantissime versioni per partire proprio in morbidezza, perché è proprio un pane che si mischia alla focaccia e diventa proprio morbido, che si conserva ed è buono poi da mangiare da solo o anche con un po' di cose molto interessanti. Allora, ti dico gli ingredienti. Sì. Utilizziamo tre farine. Utilizziamo la farina zero, 450 grammi, 500 grammi di farina di farro bianco, poi gli mettiamo 50 grammi di farina di riso, e ti spiegherò dopo il perché, c'è un processo particolare, 600 grammi d'acqua, 200 grammi di lievito madre rinfrescato, chi non ha lievito può mettere 12 grammi di lievito di birra, 40 grammi di olio extravergine di oliva, 10 grammi di malto d'orzo, diciamolo, chi non ce l'ha non lo mette, ma ormai si trova abbastanza. Io lo trovo anch'io. Esatto, 22 grammi di sale grigio integrale e poi ci mettiamo giusto una cosetta in mezzo da dopo da farcire. Una cosetta, tanto perché mi hanno detto no, dopo il primo, bambini, sono contenti di vedere il pan focaccia. Una sorpresa ai bambini. Allora, impasto finito. Vedi, l'impasto è abbastanza appiccicoso. Impariamo a gestire velocemente gli impasti. Allora, questo impasto deve lievitare 12 ore in frigorifero, ok? Ok. Questo è stato appena fatto, ma per dare un consiglio alle persone a casa, vedi? Quando l'impasto è finito, dopo una mezz'oretta, dobbiamo fare questo lavoro qua, vedi? Gli diamo delle pieghe sul tavolo, senza usare la farina. In questa maniera, guarda come diventa liscio. Lucido. Vedi? E non si attacca più. È questo è proprio perché tanti mi chiedono, mi scrivono, mi dicono come io faccio. Io però non lo so, Fulvio. Quando mi tu... vengono gli impasti appiccicosi. Sì, però io ho provato a fare delle cose come le fai tu e a me non vengono come vengono a te. E no, perché tu hai delle mani pazzesche. È solo questione di costanza. Impasto lievitato in frigorifero 12 ore. 12 ore in frigorifero, ricordiamo. Abbiamo messo, così intanto che tu la fai, 450 grammi di farina tipo zero, 500 grammi di farina di farro bianco, 50 grammi di farina di riso, 600 grammi di acqua, 200 grammi di lievito madre o 12 di lievito di birra, bravissima, 40 di olio extravergine di oliva, poi abbiamo il malto d'orzo se ce l'avete, bravissima, è proprio un cucchiaino, e 22 grammi di sale grigio integrale, meglio. Bravissima, se non avete il malto non lo mettiamo, ma ormai okay, si trova. Va bene. L'impasto totale lievitato 12 ore lo dividiamo in due, prendiamo due stampi, mi chiedono anche tanto gli stampi, questi sono stampi da 20 cm di diametro per 12 d'altezza, a seconda della grandezza andremo a mettere la nostra questi pasta. Questi nei negozi sì, sono leggerissimi, possiamo usare, possiamo usare anche quelli diciamo in alluminio. Certo. Chiudiamo bene il nostro impasto, stampo oliato, eccolo qua, e glielo mettiamo dentro. Okay. E lo facciamo rilassare bene. Andiamo di nuovo a piegare il nostro impasto, che sarà freddo perché l'abbiamo tirato fuori dal frigorifero. Lo andiamo a mettere nel nostro stampo e lo facciamo lievitare fino almeno a quando raggiunge, guardate, la parte superiore. Esatto. Ecco. Quindi di solito ci possono volere, dipende anche dalla potenza del vostro lievito madre o del lievito di birra, ci possono volere circa 4-5 ore. Okay. Ok? Dopodiché in questo stampo andiamo in forno, prima del forno andiamo a schiacciarlo leggermente, vedi che prende un po' di forza, senza sgonfiarlo troppo, e lo andiamo ad inserire in forno statico a 250 gradi per 25 minuti circa. 25 minuti forno statico, massimo del forno 250. Benissimo. Insomma, bambini, attenzione, perché sta arrivando la Befana, ok? La Befana. La Befana che arriva con la scopa e decolla in casa, ha bisogno di un cuscino. Hai ragione. Ok, e allora qui abbiamo fatto il cuscino, guardate, per la Befana. Questo è il cuscino della Befana. Ti ricordi che abbiamo fatto gelatinizzare la farina di riso? Come no? Vediamo se si vede, eccolo qua. Il guardate, cuscino della Befana. Wow! E poi questo è proprio il concetto della gelatinizzazione degli amidi, che rende il nostro impasto super super ma si morbido. Potrebbe fare questa gelatinizzazione che abbiamo detto, abbiamo messo farina di riso con un po' di acqua bollente. Il doppio, esatto, 50 grammi di farina di riso e 100 grammi di acqua bollente. E poi io che vorrei tagliare così una fetta di questo pan focaccia, eccolo qua.
la faccio abbastanza spessa. Abbiamo tempo, vai tranquillo, e poi, stranamente. Benissimo, mi sono preparato due ingredienti che sono il pilastro che non mi piacciono, della no. gastronomia no, italiana. Non mi piacciono. Ne abbiamo. E questa è una stracciatella. Lorenzo, guarda la stracciatella. Perché chiami proprio me stavolta? Leggermente. No, guarda. Guardo, sì. Cioè, perché io so il tuo amore per la Puglia. Mica solo lui. Questa è una stracciatella. Possiamo guardare anche noi. E poi per la zia Cri ho preso un po' di mortadella, quella buona. La mettiamo sotto. E sai cosa c'è nella stracciatella, Anto? Cosa c'è? La panna! Panna! Vedi allora che la panna! Viva la panna! Ehi. E poi chiudiamo. Vedi, questa è proprio la morbidezza in tutte le versioni. Orizzontale, verticale, guarda. Eccolo qua. E questo è il nostro pan focaccia. E questo ce lo teniamo per la Befana. Così, bimbi, mi raccomando, guardate. Adesso senti, devo sentire dove atterra la Befana. Sì, no? Esatto. Cioè. Fammi sapere perché io sono molto interessato a questa cosa. Non posso essere io la Befana? Così atterro? Tu hai fatto da pre, vediamo, no? Vabbè, arrivo. Vabbè.